senza avere intenzione. La parola è grazia. Perché oggi, a 76 anni dal giorno della liberazione della dittatura fascista, è anche il giorno del sentito omaggio, ringraziamento alle donne e agli uomini che lottarono perché un futuro migliore al presente che stanno vivendo potesse essere possibile. Quel futuro che loro sognavano, fatto di democrazia e libertà, è il nostro. E due sono le considerazioni che occorre fare a così tanta distanza da quel loro agire. Quando abbiamo tradito o confermato che lo sono e quanto sia preziosa la libertà da loro conquistata. Sul primo aspetto possiamo affermare, cercando la maggiore onestà possibile, che in parte abbiamo tradito le loro speranze, ricadendo in quegli antichi vizi italici di opportunismo, di omertà, di corruzione che hanno attraversato la storia italiana. Dall'altro, nonostante tutto, ancora conserviamo quelle strutture e quei meccanismi democratici che consentono di vivere in condizioni di libertà che loro potevano solo sperare e immaginare. E qui entra in gioco la seconda considerazione. Perché se la libertà è stata conquistata, e nel loro caso letteralmente con le armi in pugno, vuol dire che è qualcosa che è minacciata costantemente, che è qualcosa che si può perdere e quindi qualcosa per cui lottare e combattere. I recenti avvenimenti hanno testimoniato ancora una volta come la libertà sia oggetto di minacce e attacchi. L'esempio dei partigiani, uomini e donne comuni che vogliono agire in prima persona, che non vogliono più chiudere gli occhi di fronte al declino in cui l'Italia stava cadendo. È un esempio tuttora valido e importante. La libertà che ci è stata donata 76 anni fa va difesa, protetta da ogni forma che voglia limitarla eccessivamente, o peggio, voglia imprigionarla o impedirla. E guardando al di là, per una volta, delle contrapposizioni ideologiche, dei giudizi e delle diatribe sul periodo storico della Resistenza, è questa passione per la libertà che animò chi combatté allora e che oggi vorremmo ricordare affinché essa sia trasmessa a ciascuno di noi. Noi che oggi torniamo a ripetere il nostro sentito grazie a tutti coloro che combatterono animata da essa. Rievocando le coperte della Resistenza, non si cede alla tentazione di considerare il 25 aprile come uno stanco rituale ripetuto di anno in anno, né ci si può limitare ad un mero esercizio retorico. Molto più significativo delle coperte del 25. Ed è il presente. Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione. Ma desidero con quale intensità in questo 25 aprile, festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni centro di estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta. Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione del dopoguerra e che ci guidano oggi un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la volontà del bene comune, in una parola di valore che deve farsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dalla realtà, il progetto della realtà, siamo invitati a guardare Cristo che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. E lui, primogenito tra noi fratelli, si infrancono le catene
nella giustizia e nell'amore. Benedetto sei tu, Padre, nostro Padre, sorgente di speranza e vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma la creatura umana in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e protegge la nostra patria, dalla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e i governanti mantengano santi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto grande Cristo, nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alza maniera!
Fabrizio. Mi auguro che finirà presto il ricordo proprio dei nostri connazionali, cittadini che hanno partecipato alla liberazione di questi momenti critici della guerra e che oggi ci ha visto commemorare la loro memoria, a cui vanno il nostro pensiero e che tutti quanti noi insieme possiamo rivederci uniti per continuare con quello spirito di liberazione e che definitivamente ci porterà fuori da questa pandemia. Grazie a tutti per essere intervenuti.